10 anni dalla prima volta in Giappone. Allora, salve a tutti. Scusate innanzitutto questa configurazione un po' poco professionale. Mi trovo in un albergo a Kyoto e non vi posso far vedere quello che ho intorno perché ho un casino in questa camera spaventosa. Sono appena tornato da Hiroshima. Scusate se non è un video pettinato, particolarmente curato a livello tecnico, ma non ho tempo per farlo. Allora, come mai faccio questo video? Faccio questo video, sono appunto tornato da Hiroshima con un gruppo, con un Japo Tour. Ero alla stazione di Kyoto e il gruppo è andato a cena fuori e io mi sono messo le cuffie come faccio sempre e rimango da solo e ho messo una canzone di X Japan che si chiama Say Anything, una canzone e un gruppo che vi consiglio assolutamente, e mi sono ricordato che domani sono esattamente 10 anni dalla prima volta che sono venuto qua in questo paese, la prima volta ovviamente per turismo. Quando io metto la musica, essendo un grande appassionato di musica e essendo un pensatore, diciamo appassionato anche dei numeri, anche fissato con i numeri, penso, e ho detto voglio fare un video per condividere con tutte le persone che mi seguono la mia esperienza in questi ormai 10 anni, prima come turista e poi negli ultimi 6 circa come persona che abita qua. Innanzitutto la foto che avete visto appunto nella copertina e che vi rimetto adesso, non so come verrà perché è stata scattata nel 2007 con una macchina per il tempo era altamente tecnologica, ma che adesso insomma mi pare che la risoluzione sia 640x480, quindi ecco, capite voi che adesso siamo nell'era delle 4K eccetera, quindi. Ed è in assoluto la prima foto che mi ritrae in questo paese. È stata fatta anche in un posto particolare, tra l'altro voglio salutare il Pesca, che è quello accanto a me che sta bevendo, che è uno dei miei migliori amici, e il Berto sotto che è il ragazzo acconciato come me, con il quale insieme a tre amici siamo venuti in Giappone la prima volta. Ed è stata scattata, dicevo appunto, in un posto che anche per il mio sito www.dondake.it è molto importante, ma di questo vi voglio parlare in un altro video che uscirà verso settembre, credo, con il rondo, con un vestito molto particolare, il rondo, che credo che vi piacerà molto, e lì vi spiegheremo proprio l'origine del nome del mio sito. 10 anni, tempo di bilanci, e vi voglio raccontare appunto questo aneddoto. Io sono appassionato di questo paese fin da quando avevo, non lo so, 4-5 anni. Da quando a casa di un amico di mio babbo ho trovato un Goldrake, che era, sapete, quelli di plasticone alti 70 cm. E quel Goldrake ha praticamente influenzato tutto quello che ho fatto in vita mia. Perché da quel momento mi sono appassionato a questo paese, passione che è andata avanti sempre nel corso degli anni. Volevo venire in Giappone da quando avevo 16, 17, 18 anni. Primo preventivo che ho fatto in un'agenzia ad Arezzo, che non era col povero veramente, 18 milioni di lire solamente per il viaggio, senza mangiare, senza nient'altro. Capite che a 18 anni avere 30 milioni, oppure 25, 26 milioni alla fine degli anni 90, se si parla di lire per venire in Giappone, non era sicuramente alla portata di tutti. Nel 2007 sono riuscito a venire qua e nel gruppo con me c'erano altri due amici di Arezzo, Stefano e Maurizio, che erano la terza o quarta volta già che venivano. Io gli chiedevo, ma va bene, anche a me piacerà tanto, sicuramente è una vita che voglio venire, come mai siete rimasti così fulgurati? Cioè non capivo come si potesse andare 3 o 4 volte di fila appunto nella solita meta, senza cambiare, senza provare ad andare in un altro paese. E poi ed è proprio questo che mi è venuto in mente oggi, cioè il fatto che io, sia da quando sono piccolo che soprattutto dopo che sono venuto qua, cioè praticamente nonostante la prima volta ci sia stato solamente 15 giorni, è una cosa che mi è abbastanza entrata dentro. Ora, questo paese agli occhi di un turista
e di una persona che ha un minimo di passione per questo paese, è quasi magnetico. Cioè, ti entra dentro, no? Qualcuno dice c'ho il mal di Giappone, come d'Africa. Ora è un'espressione un po' forte, però effettivamente un turista che viene qua vede treni in orario, sicurezza sociale, tutto pulito in terra, e non vede ovviamente tutto quello che il Giappone, un pochino, anzi molto, mette sotto il tappeto, no? I giapponesi e la società giapponese hanno tantissimi lati nascosti, però capisco un turista che viene qua e si innamora di questo paese, perché è successo anche a me la stessa cosa, e di fatto da quella prima volta, anche se sono passati 4 anni prima che potessi stabilirmi in qualche modo, è come se non fossi più andato via. Questo paese molto spesso ha delle brutte sorprese per chi vive qua, soprattutto nella vita sociale di tutti i giorni. È un paese molto cordiale, che però alla fine io posso parlare anche come loro, ma potrei prendere anche il passaporto, ma non verrei mai considerato come giapponese. Ci sono tante cose, in aspetto sociale, negli aspetti lavorativi, che sono completamente inconcepibili e nonsense a volte, ma non per un italiano, diciamo per la grande maggioranza delle persone. E queste cose si capiscono solamente quando tu vivi in un paese come questo, perché vieni qua, vedi tutto bello, però poi non è sempre tutto bello. Molto spesso su YouTube vedo dei video anche di persone molto critiche, e fanno bene a farlo. Sono d'accordo con chi fa questo tipo di informazioni su questo paese, perché comunque bisogna effettivamente sempre rimanere con i piedi per terra. Se avete un sogno, avete il sogno di venire qua a studiare, provare a cercare lavoro, benissimo, ce l'ho avuto anch'io, e tutti quanti mi potevano dire che questo paese era tremendo, che faceva schifo, che ci si viveva male, che i ritmi erano troppo alti. Nessuno ti potrà mai distogliere dal tuo sogno. Quindi rimanete con i piedi per terra, ma mantenete sempre il vostro sogno, tanto qualsiasi cosa vi diranno, se avete un sogno. Poi dopo magari vi potete rendere conto che questo sogno non era quello che effettivamente volevate. Ora, dopo tutto questo discorso filosofico, insomma, sulle motivazioni, eccetera, un po' da guru dei nostri tempi, in ogni caso, anche se ci sono tante cose che tutti i giorni posso, che mi danno e danno anche tanti segni che vivono qua, abbastanza fastidio, io non posso che essere grato questo paese, perché è vero che ci sono delle difficoltà, però io qua ho trovato una strada. Ho fatto, di una passione che avevo, un lavoro che mi piace. Già prima, con l'altro lavoro, chi lo sa, insomma, lavoravo nel settore legale, ho fatto uno stage molti anni prima, che è quello che mi ha, diciamo, tra virgolette, lanciato in questo paese, alla Camera di Commercio qua in Giappone. Poi ho lavorato per un'importante azienda italiana, facendo sempre anche diciamo, questa attività di promozione della cultura giapponese, eccetera, tramite il sito, appunto, www.dondake.it. E soprattutto è un paese, appunto, in cui ho trovato una donna splendida con il quale ho anche fatto questa figlia bellissima, che ha fatto impazzire tutti quanti, sia da parte dei miei genitori che da parte dei genitori di Yuri. Quindi è vero, sì, ci sono tantissime difficoltà, però io amo questo paese. Il rapporto che ho con questo paese è lo stesso rapporto di una storia d'amore, molto forte, una di quelle che uno ha quando è molto giovane, no? In cui sembra che non puoi vivere senza, però poi ti rendi conto. Cioè, è un rapporto conflittuale, d'amore e odio a volte. È chiaro che l'amore comunque è una componente molto molto più forte. Ora, io in questo vlog, cioè, non è che sono bravo a fare i vlog, quindi sto praticamente dicendo tutto quello che mi viene in mente senza una scaletta, come faccio sempre, perché sono pigro e non mi va di fare scalette. Non sono neanche tanto bravo a parlare a braccio. Diciamo che quest'ultimo anno su YouTube sono un pochino più sicuro, diciamo, nel parlare. Prima facevo una valanga di tagli, adesso no. Quindi tutto quello che mi passa per la mente
ve lo dico. E voglio anche, tra l'altro, mettermi in ridicolo proponendovi un'altra foto che ho fatto mentre la prima foto è che, appunto, che è quella della copertina, sperando che venga recentemente stata scattata a Kyoto, dove mi trovo ora. Questa che io voglio far vedere invece è stata scattata in un ryokan di Tokyo, in una giornata leggendaria in cui che è la prima volta che sono stato ad Akihabara. Tra parentesi, io sono arrivato in questo paese perché appassionato di anime, manga, soprattutto videogiochi. È chiaro che poi dopo ti rendi conto che questo paese non è solo anime, manga e videogiochi, allora cominci ad avere anche altre passioni come la lingua, che consiglio sempre a tutti di studiare. Scusate, se volete vivere in questo paese dovete parlare giapponese, perché in Giappone parlano giapponese. Dicevo, questa è stata fatta il primo giorno che sono andato ad Akihabara in vita mia. Non mi ricordo quando era, tipo 7-8 giorni dopo l'11 di agosto, e comprai il PlayStation 3 insieme a un altro amico. E in questa foto, in cui mi voglio mettere definitivamente in ridicolo, sono ritratto con delle orecchie da gatto, e se vedete bene, in mano ho uno scontrino. Quello è lo scontrino del PlayStation 3 che ho comprato in bundle 60 giga fatte di quelle retrocompatibili. Chi si intende di hardware di giochi saprà sicuramente di cosa. Modello giapponese fatto del primo PlayStation 3, modello fantastico che vale tuttora un sacco di soldi. Quello che ho in mano, dicevo, è lo scontrino del PlayStation 3 pagato in bundle con Everybody Golf, qua si chiama Minna No Golf, e Ninja Gaiden a 66.000 yen, se non sbaglio, con 6.000 yen di sconto grazie al mio amico Kenji, con la point card di Yodobashi Camera, mi diede uno sconto di 6.000 yen, appunto, erano il 6.600, il 10%, quindi pagai 60.000 yen, che al tempo erano la bellezza di 360 euro. Insomma, 1 euro erano 168 yen. Oggi ho controllato prima, è intorno a 130. Mi ricordo che quella vacanza spesi tutto quello che avevo messo da parte in un anno, e che praticamente, e come facevo a mettere da parte? Mettevo da parte 2 euro al giorno. Per un anno e mezzo ho messo da parte 2 euro al giorno. 2 euro al giorno non vogliono dire niente, dopo un anno e mezzo sono qualche migliaio di euro. Capite voi che è. Quindi questo video è un po' così. Meno male che non mi è venuto molto strappalacrime, però vi voglio lasciare con una considerazione, che è quella di inseguire sempre i vostri sogni. Io quando sono venuto qua 10 anni fa la prima volta, non avrei mai pensato in vita mia che dopo 10 anni, cioè, mi commuovo anche attualmente, perché 10 anni fa non avevo ancora finito l'università, avevo un po' di cose in mente così da fare, però non avevo ancora trovato una strada definitiva, che ho invece trovato in questo paese. E se ripensa a quel periodo lì, quando praticamente sono sceso da lei, era un caldo bestiale come ora, e vidi sta roba, Shinkansen, tutto quello che avevo sempre visto. C'è una cosa che non mi è piaciuta di quel giorno, che me la ricordo come fosse adesso, e da quel momento non ci sono più andato in vita mia: le onsen. Ero in un ryokan con le onsen e avevano appena riempito la vasca, era tipo a 55 gradi. Io non tollero molto bene l'acqua calda. Misi una gamba dentro, non sono più entrato. Sono 10 anni che non vado alle terme qua, perché mi ha proprio scioccato. Quella è stata una cosa. Mi ricordo il grandissimo caldo. E soprattutto questa scena memorabile in cui eravamo 7 persone di Arezzo, facciamo un casino clamoroso, tutti amici. È stato veramente sono stati 10 anni molto, molto intensi. Non sono stati facili, a volte non sono stato neanche bene, però devo dire che, guardandomi indietro, unendo i puntini, come diceva Steve Jobs, è stato veramente un bel viaggio. Tornando al Goldrick iniziale, appunto, quando vi dicevo che mi sono appassionato a questo paese grazie a un Goldrick, come dire, il fato ha voluto che Miwa nascesse il 5 ottobre del 2015, a 40 anni esatti dalla messa in onda di Goldrick per la prima volta qui in Giappone. Cioè, non lo so se
sia un caso o no, ecco, insomma. Anche questa cosa è sempre una storia di unire i puntini. I miei amici su Facebook, cioè chi è amico su Facebook la sa questa cosa, perché quando è nata Miva l'ho scritta, perché mi ha particolarmente colpito. Quindi 10 anni, sono passati veramente tante cose e sono poco cambiato. Ho preso anche 10 kg, 1 kg per anno praticamente, però è stato veramente un bel viaggio che comunque spero continuerà, insomma, in questo paese. Quello che dico sempre io, restate sempre con i piedi per terra, ma se avete un sogno, credeteci. Non siamo tutti uguali, purtroppo non tutti abbiamo le stesse possibilità, sia di risorse economiche, cerebrali, quello che è. Io ci avevo un po' tutte e due, francamente, e quindi con tanto lavoro, perché niente viene mai da niente, sono comunque riuscito a creare qualcosa che qualcuno invidia, magari rosica, però molti nemici e molti onori. Tra l'altro, guarda, vi faccio vedere questa cosa, vi lascio con questo qua. Ora, questo qui non sono gli originali proprio della marca, però questo qui è un dolce tipico di Kyoto, fatto a triangolo, e questo qui è mochi, la parte intorno, e dentro, oltre alla cannella in quantità sproporzionata e non mi piace neanche tanto, c'è la marmellata di Azuki, che invece mi piace molto. Qui ora non vi faccio vedere tutto perché c'è un casino, questa camera spaventosa. Comunque qua c'è tutto l'occorrente per fare il tè. Non so quanto verrà lungo questo video, farò giusto qualche taglio basilare, però vedo che la macchina è intorno a 20 minuti, quindi vi ho annoiato anche troppo. Forse volevo dire altre cose, forse ne ho dette troppe, forse mi sono anche ripetuto tante volte, però io non sono bravo a fare i vlog. In ogni caso, volevo condividere questo traguardo con voi. Grazie per aver visto questo video, come sempre spero che vi sia piaciuto. Non vi dico di condividerlo, questa è una cosa estremamente personale, però lasciate un commento, ditemi se avete un sogno, se state lottando per farlo realizzare, per realizzarlo. E niente, mettete mi piace, seguitemi un po' su Facebook, su Instagram, come sempre tutte le cose. Però veramente lasciatemi un commento, ditemi le vostre esperienze. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone, scusate se per quest'agosto non posterò video estremamente interessanti. Ciao!